Domenica 2 ottobre i cittadini bosniaci saranno chiamati alle urne per eleggere la nuova presidenza tripartita. Milorad Dodik punta a diventare presidente dell'entità autonoma appartenente alla Bosnia ed Erzegovina. Se vincerà la sua scommessa, come previsto, punta a dare alla Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina una totale indipendenza, offrendo alla Russia un nuovo appoggio nei Balcani occidentali. Per quanto riguarda le nostre relazioni politiche in Bosnia ed Erzegovina, la posizione russa è legata dal sostegno del testo dell'accordo di Dayton, accordo che l'Occidente ha cercato di smantellare. Mosca invece è rimasta impegnata nell'intesa e per questo resta un alleato di tutto rispetto. Dodik non ha nascosto di essere un sostenitore dei referendum russi nell'Ucraina orientale, nonostante Belgrado li abbia condannati, ritenendoli un pretesto per creare un precedente per scopi secessionisti e nazionalisti. Mentre i serbi di Bosnia hanno una propria entità autonoma, croati e bosniaci condividono le stesse istituzioni federali.